y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. José Pepe Mujica, ex presidente dello Stato dell'Uruguay, è una delle voci più autorevoli della politica mondiale. Ex capo di Stato contadino, il presidente più povero del mondo, che fin dall'inizio del suo mandato ha scelto di vivere nella sua piccola tenuta alle porte della capitale uruguayana Montevideo. Hola, presidente! Diventato famoso in tutto il mondo per la sua scelta di ridursi lo stipendio del 90%, trattenendo per sé solo lo stretto necessario. Nel mio paese ci sono molte persone a cui manca anche il minimo per sopravvivere, soprattutto le donne e i bambini. Mi è sembrato doveroso donare gran parte del mio stipendio per costruire case per le famiglie bisognose. Non potevo darle soluzione globale. Certo, non sono riuscito a offrire una soluzione globale, ma ho cercato di sensibilizzare la società a non dimenticarli. Lei è diventato un ideale politico nel mondo perché ha scelto di vivere come la parte più povera dei suoi cittadini. Ci spiega cos'è per lei la politica? La politica è una passione. La politica è passione, non è una professione. Purtroppo oggi viviamo in una cultura secondo cui si è vincenti se si diventa ricchi. E per questo si confonde la politica come strumento di potere e ricchezza economica. La politica mastica. La politica è amore, solidarietà, empatia verso l'umanità. È la gioia di servire il popolo, non di essere serviti. A nosotros. Cos'è per lei la ricchezza, quindi? La ricchezza significa... La ricchezza è avere dei compagni nel viaggio della vita, è non vivere nella solitudine, è avere il cuore e la forza di tenere uniti i nostri affetti. Io sono ricco. C'è una filosofia di vita che possiamo imparare, la rivoluzione felice. Se ti dedichi solo agli aspetti economici, vivrai spendendo il tempo della tua vita pensando solo a quelli, ma se impari a essere sobrio e semplice, avrai tempo da spendere nelle cose che ti danno una vera ragione per vivere. La nostra civiltà ha un'enorme mancanza di felicità perché non ha tempo per coltivare i suoi affetti. Da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, Pepe Mujica fu arrestato e passò 12 anni in carcere in isolamento, subendo terribili torture. In quegli anni di isolamento ho imparato a non guardare mai indietro. La natura ci ha donato occhi solo per guardare ciò che è davanti a noi. Non abbiamo occhi sulle spalle per guardare ciò che lasciamo indietro. Fu il primo ex guerrigliero a entrare in Parlamento in Uruguay. Nel corso del suo mandato sono state approvate leggi rivoluzionarie, mi riferisco al matrimonio gay, la legge sull'aborto, legalizzazione delle droghe leggere. C'è qualcosa che avrebbe voluto fare, un sogno politico che non è riuscito a realizzare? America Latina è molto ingiusta. In America Latina ci sono ancora tante ingiustizie e disuguaglianze sociali e nei confronti delle persone abbandonate ho ancora un debito enorme. Sto in deuda. Dos. Le sfide della nostra epoca sono due, il clima e la disuguaglianza crescente che c'è nella società. C'è un mondo di ricchezza totale e un altro di povertà, e in questa differenza serve la democrazia. I poveri dell'Africa subsahariana che camminano chilometri per conseguire due balde di acqua non sono poveri dell'Africa, sono poveri della nostra umanità. Abbiamo un debito sociale terribile nei confronti dell'Africa, eppure è incredibile vedere come a salvare i migranti da quel cimitero che è diventato il Mar Mediterraneo siano azioni dei volontari e non degli stati. Io sono stata recentemente in Africa per vedere gli effetti del cambiamento climatico. Ho visto cose terribili, giraffe morte, deserti di carcasse, pastori che non riescono più a sopravvivere per la siccità. Questo cambiamento climatico porterà ad altre disuguaglianze sociali, ad altra povertà. Sì. Sì, corriamo questo rischio per gli errori della politica dei paesi occidentali. Dovremmo avere una rivoluzione mondiale per salvare il clima. È questa la vera battaglia da combattere oggi. Dovremmo portare le energie rinnovabili nel deserto, creare energia elettrica dal sole. Invece di pensare alle guerre e fabbricare cannoni, dovremmo pensare a soluzioni energetiche innovative. E invece stiamo facendo tutto il contrario.
continuiamo a cercare il petrolio, torniamo al carbone. Corriamo il rischio che tutto ciò si trasformi in una realtà drammatica e irreversibile. Anche la pandemia ha aumentato le disuguaglianze sociali, ha portato povertà. Se pensiamo ai vaccini, è stato più importante conservare la proprietà dei brevetti che aiutare l'umanità. La preoccupazione è che l'umanità non avrà abbastanza tempo per rimediare ai danni che ha fatto. Lei vive in una zona rurale e nella natura, cioè ci sono proprio dei gesti, secondo lei, che nel piccolo comunque possono iniziare a fare la differenza? Una persona da sola non può molto. Bisogna unirsi e manifestare in massa. Scendete in strada, nelle piazze. Dovete insistere. Nessun agnello si salva belando. Se cadiamo nell'inerzia, nelle comodità, siamo condannati. I giovani stanno manifestando per il clima, sono gli unici. Sì, so che è una lotta difficile perché ci sono molti interessi, ma unitevi e insistete. Non date pace ai politici sul clima. Scegliete una causa per cui battervi nella vostra vita, per un'Italia migliore. Tra un mese in Italia si torna a votare. Si sente di dare un consiglio ai futuri rappresentanti del governo italiano? Mamma mia! L'Italia è unica. C'è sempre caos tra i politici. Ai politici dico: guardate in basso, ai più deboli. Non guardate verso l'alto, uscite dalle vostre tane, camminate per le strade. Guardate i poveri e impegnatevi per risolvere il dolore della gente. Provate empatia per il dolore della gente. Mettete le vostre forze al servizio del popolo, non pensate solo ai soldi, perché non ve li porterete nella tomba, li mangeranno i vermi. Che consiglio dai giovani? Che si può scegliere di vivere semplicemente perché si è nati, come una rana o una pecora, ma la natura ci ha dato una coscienza e questa coscienza ci dà la capacità di sognare. La capacità di mettere la nostra vita al servizio di ciò che sogniamo. Non restate seduti lamentandovi, comprando cose, vestiti nuovi. Attaccatevi alla vita, amate, soffrite, piangete, abbiate coraggio. Se vogliamo un mondo migliore, dobbiamo lottare per un mondo migliore. Unitevi voi che avete capacità di provare emozioni. E buona fortuna! E viva l'Italia!